Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. Detto questo, mettetevi comodi, perché oggi in Viral Top vi mostreremo una nuova raccolta delle presunte attività paranormali catturate in video. Ci tenevamo a ricordarvi che non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo alla veridicità dei video che vi mostreremo di seguito, ma lasciamo a voi spettatori decidere se essi siano veritieri o meno. Buona visione! Iniziamo questa compilation con un video registrato da una madre che stava passando la notte con la sua bambina in ospedale. La bambina si svegliò nel cuore della notte, così la madre decise di inviare un video al marito. Ma osserviamo cosa ha registrato. Il gruppo di investigatori di Paranormal Nightmares si è recato in Indiana, negli Stati Uniti, per far visita ad una famiglia che sostiene che la loro casa fosse infestata dai fantasmi. Mentre raccontavano il tutto agli investigatori, la telecamera ha ripreso una strana apparizione. Osserviamo. My mom hollered for me. So we went back to my house to see what mom wanted, and she said she didn't holler for me, but we heard it. We heard Jenny, and then those barn doors started going like this. We hear it like a shadow went straight through that room over there. We see the dark outline figure of a man around here, mostly in mom's room, but we've seen him walking around. No. Yeah, I know, because it was like. Oh, I have another thing to tell you. Un uomo di nome Jamie e sua moglie decisero di effettuare una sessione con la tavola Ouija, spinti dalla curiosità. Essi, durante la sessione, riuscirono a contattare un'entità che non voleva andar via. Stanchi e spaventati, decisero di terminare la seduta e lasciarsi alle spalle questa oscura esperienza. Tuttavia, da quella notte, nella loro casa si verificarono molte situazioni spiegabili. Una delle telecamere di sicurezza riprese in video una strana figura semitrasparente. Chissà che non sia l'entità contattata tramite la tavola. Proseguiamo ora con una registrazione ottenuta da una telecamera di sicurezza, dove assistiamo alla manifestazione di una massa oscura che si materializza gradualmente sotto il portico di un'abitazione, per poi uscire rapidamente dall'inquadratura. Tasha, la ragazza che ha condiviso il filmato,
assicura di non aver mai vissuto situazioni paranormali in casa sua e di non credere a questo tipo di fenomeni. Tuttavia, non è in grado di spiegare cosa abbia catturato la telecamera. Voi cosa ne pensate? Ci rechiamo in Messico, dove una donna è riuscita a catturare qualcosa di inspiegabile. Avete notato? In fondo al corridoio si vede un'enorme figura nera spostarsi velocemente da una stanza all'altra. Pochi secondi dopo, la stessa figura riappare e quando la donna riprende il corridoio, riappare per poi ancora sparire. Ancora un video ripreso da una telecamera di sicurezza, che mostra dei cani piuttosto irrequieti all'interno di un'abitazione. Contemporaneamente, la telecamera di sicurezza esterna è riuscita a catturare strane manifestazioni nei pressi della casa. Osservate. Chiudiamo questa compilation nella città di La Plata, in Argentina, dove all'interno di un ospedale una guardia sentì strani rumori provenire da un'ala completamente vuota. Sorpreso, l'uomo decise di avvicinarsi per ispezionare la zona e registrando il tutto, senza immaginare che sarebbe riuscito a catturare una terrificante ombra umanoide. Guardate con molta attenzione. Questa è la entrata per la parte della guardia del Hospital Español. Es la 1:05 de la madrugada. Estoy grabando. Porque se escuchaban silbidos. Como ven, no hay nadie. Vacío totalmente. A ver si podemos captar algo. Silencio total, silencio absoluto. Esta es la parte de la entrada de la guardia. No sé, no puedo saber de dónde viene la seguridad. No sé si se alcanzó a escuchar.
Puede ser que haya sido alguna persona que haya muerto acá y se quiera comunicar de alguna forma. Son las cosas que se escuchan en el hospital español. 1:05 de la mañana. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.